Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E alla fine, ma non soltanto alla fine, quello che resta soprattutto e resta è quell'enorme patrimonio che è stato costruito nel mondo dei media da Silvio Berlusconi. Oggi faceva impressione per molti aspetti vedere sulla torre di Cologno Monzese, la sede centrale di Mediaset, una scritta "Grazie papà, ciao papà", scritta evidentemente su richiesta di chi eredita la guida di quell'azienda, e anzi lo fa già, come è noto, dal punto di vista gestionale da tempo, Pier Silvio Berlusconi, ma anche la sorella Marina che guida la Mondadori. Insomma, c'è una nuova generazione, ma tutto quello che sappiamo è stato costruito a partire dalla fine degli anni 70 da Silvio Berlusconi. Vediamo. Diciamo che è un bambino piccolo e che avrà tutte le nostre cure per diventare grande nel modo migliore. Amici ascoltatori, il nostro presidente Silvio Berlusconi. Era il 1978. Mike Bongiorno annunciava la nascita di una società chiamata Fininvest e insieme di fatto presentava un imprenditore di nome Silvio Berlusconi, di cui si sapeva poco o nulla. Nel più informato dei casi, che aveva costruito Milano 2, che era appena entrato nella società del quotidiano Il Giornale, che era stato nominato da Giovanni Leone, presidente della Repubblica, cavaliere del lavoro. Grazie, e che qualche anno prima aveva creato una sua televisione via cavo, Tele Milano, la futura Canale 5, che in certo senso era anche Tele Buongiorno. E abbiamo pensato che oggi probabilmente trascorrerete la festività natalizia in famiglia e magari a un certo momento avrete voglia di aprire il televisore e vedere un po' che cosa succede a Tele Milano, che è la vostra stazione televisiva. Per il grande pubblico il nome di quel signore molto molto intraprendente, che tanto voleva piacere, non era ancora familiare, ma che avesse il senso dello spettacolo e quello degli affari riuniti in magica simbiosi, nessuno cominciava a metterlo in dubbio. L'anno della svolta era stato il 1976, il colore era appena arrivato e dopo la riforma della RAI la Corte Costituzionale aveva aperto la strada al fiorire dell'editoria televisiva, fino ad allora appannaggio esclusivo dello Stato. Silvio Berlusconi era lì, intenzionato a sparigliare i giochi. Quanto facesse sul serio lo si capì subito nel 1980 col Mundialito, sottratto alla RAI, ma col satellite RAI, e trasmesso in differita grazie a una rete di TV locali fuori della Lombardia per aggirare il divieto di trasmissione nazionale, spettacolo e affari. I tempi delle diverse città sono veramente tempi diversi, perché a Roma la politica impone i suoi tempi che non sono mai determinati, le parole si succedono alle parole, il nulla a nulla, e l'orologio non fa mantenere gli impegni, mentre a Milano siamo in effetti puntualissimi, sono le 4 scoccate da qualche secondo e noi cominciamo puntuali il nostro incontro con la stampa. Lo schema era chiaro: Milano contro Roma, tanta pubblicità ma niente canone, programmi mirati a conquistare un pubblico domestico annoiato da una televisione di Stato che, persa la spinta iniziale, si stava conformando in una dimensione vagamente seriosa e sempre più politica. Questo è il nostro gruppo, una lunga, tenace affermazione di buona volontà. Fu presto chiaro che nulla per il piccolo schermo sarebbe stato come prima. L'arrivo, 2 anni dopo, di Italia 1, comprata da Rusconi, e 2 anni dopo ancora, nel 1984, di Rete 4, da Mondadori, lato Formenton, completava il quadro. L'Italia usciva dall'incubo degli anni di piombo. L'Auditel certificava la nascita della televisione commerciale e inevitabilmente la guerra con il monopolio Rai, con la magistratura che dava inizio a un contenzioso che sarebbe stato di lungo corso, quando i pretori di Torino, Pescara e Roma oscurarono le 3 reti Fininvest per violazione della legge che proibiva alle reti private di trasmettere su scala nazionale, problema poi risolto a colpi di decreti col governo Craxi. Un po' così all'italiana, in nome della libertà, nella giungla delle frequenze, con spirito molto all'americana, però con tanto di telegatto simile Oscar, ma con tutti e due gli occhi fissi su un pubblico domestico che di complicarsi le serate non aveva granché voglia. Erano gli stessi anni, non per nulla, in cui sui giornali e nei salotti si faceva un gran parlare di TV spazzatura.
programmi come Dallas e Drive-In, tutto soap, colore e svago, per non parlare del più sgraziato e svestito colpo grosso su Italia 7, oggi letteralmente impensabile, marcavano a perfezione tutte le differenze del caso con la Rai e anche quelle all'interno dello stesso impero Fininvest, ormai lanciato anche oltre confine, Francia, Germania, Spagna, e allargatosi poi anche al cinema, dalla più familiare Canale 5. 25 su Canale 5 in occasione della terza puntata di Attenti a noi 2-2. Fino alla più sbarazzina Italia 1, cucinata da giovani per la generazione del dopo boom. Vieni qui, dai, che ti porti in un posto troppo giusto. E lì ti rivolto come una tasca. Wild boys, wild boys. A Silvio Berlusconi erano bastati pochi anni e qualche forzatura per diventare Silvio Berlusconi, per mettere in crisi la televisione pubblica dei partiti con l'aiuto degli stessi partiti. La tanto contestata legge Mammì, approvata con la fiducia e a voto segreto dal governo Andreotti nel 1990, stesso anno della maggioranza azionaria acquisita in Mondadori, metteva tutto a posto, rendendo definitivamente legale la diffusione a livello nazionale di programmi radiotelevisivi privati, creando solo incidenti di percorso, come le clamorose dimissioni dei 5 ministri della sinistra democristiana, tra i quali Martinazzoli e lo stesso Mattarella. Qui davanti, Madonna, c'è dei miliardi qui in questa fila. Una cosa spaventosa di miliardi, questa fila qua, anche dietro, eh? Una cosa spaventosa di miliardoni! Madonna, ma perché ve ne siete andati? Perché se ne sono venuti a Canale 5? Ignoranti, cattivi! La RAI è meglio! Silvio! Silvione! Ma a me perché non mi pigli, maledetto? Dov'è? Lì! Dov'è? Lì, prima fila! Nel gruppo dei miliardi. A colpi di miliardi era già cominciata un'altra guerra che molto sapeva di grande abbuffata, quella per portare via dalla RAI i personaggi di punta. I nostri interessi sono andati nella direzione delle loro aspettative, del loro momento professionale, e quindi abbiamo firmato questa mattina il contratto definitivo con entrambi e speriamo, dando a loro il benvenuto, di poter svolgere insieme un lavoro proficuo che dia tante soddisfazioni a loro, al nostro gruppo e, perché no, anche a tutti gli spettatori. Un percorso in cui Buongiorno aveva fatto da battistrada, seguito poi lì per lì da gente come la coppia Vianello Mondaini e Corrado, i primi di una lunga galleria non sempre rimasta soddisfatta, vedi per esempio Pippo Baudo, o addirittura clamorosamente autocontraddetta, come con Michele Santoro, poi epurato insieme a Luttazzi e a quel Lenzo Biagi che per primo lo aveva intervistato sulla RAI. Ma quello era già il Berlusconi 2.0, l'imprenditore che a modo suo aveva superato le infinite e alla fine irrisolte polemiche, esplose sul conflitto di interessi, blind trust e tutto il resto. Fininvest dal 93 non c'era più, era diventata Mediaset, ma lui era già diventato l'eroe nel bene e più spesso nel male di tanti film. E temo che l'unica soluzione sia una nuova forza politica guidata da me. L'ennesimo e più spettacolare, forse, segno di quanto questo cavaliere intraprendente sia riuscito, volente o nolente, a incidere sull'immaginario nazionale degli ultimi 30 anni. Paolo, non avrebbe senso un museo su di me? Non ancora, dottore.